Bentrovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. È un appuntamento vario per tematiche che affrontiamo. Intanto auguriamo buon lavoro, questo è il primo tema, al difensore civico, perché è stata eletta Lucia Annibali alla quarta votazione. 23 voti sono andati all'Annibali, 2 alla Fiordelisi e un voto è stato disperso. Invece andiamo in commissione aree interne, perché c'è stata l'audizione dei sindaci della montagna. La Commissione istituzionale per il sostegno, la valorizzazione e la promozione delle aree interne ha voluto sapere come stanno vivendo questo periodo di mancanza neve. Poi la neve è arrivata, ma parleremo anche di questo. E poi andremo invece a scoprire la vincitrice, i vincitori, anzi meglio, del premio David Sassoli a Palazzo del Pegaso, riconoscimenti per le migliori tesi di laurea. Allora, abbiamo detto Lucia Annibali è il nuovo difensore civico della Toscana, eletta alla quarta votazione con 23 voti favorevoli alle elezioni di Annibali, ex deputata del Partito Democratico e poi di Italia Viva. Si è giunti dopo un lungo dibattito, esito finale di un altrettanto lungo lavoro che è stato svolto nella Commissione Affari Istituzionali. All'apertura del voto i consiglieri di opposizione, che hanno parlato di forzatura politica, hanno lasciato l'aula per protesta contro il metodo adottato per arrivare proprio al nome di Annibali. Viviamo questo nei commenti dei consiglieri, partendo dal Presidente della Regione Toscana. È una nomina di alto spessore e ottimo profilo. Io devo dire che l'ho condivisa con molta convinzione. Il difensore civico deve essere una persona super partes, che riesce a essere il filtro fra le istanze dei cittadini e quello che sono gli apparati, gli organi politici e amministrativi della regione. Quindi una donna che avvocato ha vissuto sulla propria pelle questioni drammatiche come quella della violenza verso le donne, ma che da questo ne ha tratto elemento di forza per esercitare il suo ruolo da parlamentare, e oggi è la persona giusta per interpretare al meglio il difensore civico nella regione. Siamo all'inizio degli anni 70, che per prima fra le regioni neoelette a statuto ordinario si dette il regolamento e la figura del difensore civico. La sua storia personale penso possano rappresentare il profilo giusto per dare risposte ai cittadini che segnaleranno disservizi rispetto a quelli che sono i servizi messi in campo dalla regione. Il ruolo del difensore civico è un ruolo molto importante, perché è davvero il luogo in cui le istanze dei cittadini trovano una risposta anche a disservizi che purtroppo possono accadere. Io penso che Lucia Annibali, anche per la sua storia personale, possa rappresentare la figura giusta e possa svolgere con serietà, impegno e competenza questo ruolo così delicato. Una donna che è l'emblema della difesa dei diritti civili, del contrasto alla violenza, visto quello che lei purtroppo ha dovuto subire. Quindi credo che sia una figura adeguata, una proposta che legittimamente ha fatto la maggioranza e che a mio avviso meritava anche un consenso più vasto, perché questo avrebbe corrisposto alla qualità della proposta che lei rappresenta. Un impegno importante. Il difensore civico è l'organismo di garanzia più importante della Regione Toscana. Per me è anche un senso di responsabilità straordinaria essere colui che ha avanzato la proposta di Lucia. Ringrazio i colleghi del Partito Democratico che hanno accolto questa proposta. Abbiamo dimostrato che in questi mesi volevamo dare alla Toscana una donna, prima di tutto. Volevamo dare una donna di altissimo valore qualitativo umano per quello che ha vissuto nella sua vita, e credo che la Toscana oggi esca più forte, ne escano più forti i diritti delle donne, degli uomini, dei ragazzi, delle persone, degli ultimi. Credo che Lucia sarà una persona che si dedicherà a tempo pieno a questa esperienza. La Toscana può andare orgogliosa del proprio difensore civico, e io personalmente, come capogruppo di Italia Viva, di una forza politica che si è assunta questo onere di responsabilità, credo di essere veramente soddisfatto nel coronamento di un percorso che denota anche coraggio, tenacia e anche, a mio avviso, lungimiranza. La posizione è semplice. Hanno utilizzato la principale figura di garanzia di tutti i cittadini toscani, ovvero il difensore civico, la figura che rappresenta tutti i cittadini e le cittadine della Toscana di fronte
alle istituzioni qualora ci siano controversie. Quindi la figura di massima garanzia per la città, per la regione, è stata utilizzata dal Partito Democratico e da Italia Viva per mantenere in piedi la maggioranza. Io penso sia stata scritta una delle pagine più tristi di questa legislatura, sicuramente, una pagina di politica che ha esposto la Regione Toscana alla berlina in tutta Italia. La Regione Toscana, per questa scelta, per questo accordicchio fatto da PD e Italia Viva per mantenere in piedi la maggioranza utilizzando il difensore civico, è finita sulle copertine di tutti i giornali nazionali. La Toscana è stata derisa da Bolzano a Canicattì e dispiace, anche se all'opposizione, far parte di questa pagina di storia. Una valutazione sicuramente negativa sul modus operandi che ha attuato la maggioranza nella nomina della figura apicale, perché ricordiamo che il difensore civico è di garanzia per tutti i cittadini toscani, senza colore politico, senza appartenenza politica, che si rivolgono a una figura che dovrebbe essere di garanzia e che auspichiamo diventi di garanzia nel caso di dissidi con le pubbliche amministrazioni o comunque con privati che però gestiscono attività di pubblica utilità. Purtroppo sul nome di massima espressione di tutto il Consiglio regionale, almeno quello che noi auspichiamo, c'è stato un colpo da parte della maggioranza che ha deciso di votare, di votarsi il nome dell'ex onorevole, la dottoressa Annibali, senza condividere questo nome con le opposizioni, senza fare un percorso partecipativo, valutando i curriculum, valutando le esperienze su colui che, colei in questo caso, dovrà rappresentare tutti i cittadini toscani. Auspichiamo che faccia un lavoro veramente super partes, anche se purtroppo il modus operandi di questa maggioranza ci fa pensare il contrario. Il dibattito segue delle regole che a mio avviso sono errate, perché si ritorna sempre alla solita logica del riempimento di caselle a seconda del peso politico del partito che può decidere in questo caso. In questo caso il partito di maggioranza, che non solo non ha fatto un'apertura alle opposizioni per la scelta di una figura super partes, ma praticamente a nostro avviso ha seguito una procedura che non è nemmeno regolare e espone questa nomina a dei vizi di incostituzionalità. Era il 9 gennaio quando si è riunita la Commissione istituzionale per il sostegno, la valorizzazione e la promozione delle aree interne della Toscana, perché all'ordine del giorno c'era l'audizione dei sindaci dei comuni di Abetone e Cutigliano, Abbadia San Salvatore, Zeri, Careggine, Castel del Piano, Castiglione di Garfagnana, del presidente di ANEF, del presidente di Federfuni, in merito a quelle che sono le problematiche relative alla situazione del comparto a seguito dell'assenza di precipitazioni nevose. Non era ancora nevicato, ascoltiamo dal presidente e dal vicepresidente della commissione cosa è emerso, poi tenendo anche conto appunto che poi la neve è arrivata, ma come sentirete il problema della montagna nel periodo invernale ha bisogno di ulteriori soluzioni. Ascoltiamo. Il fatto che abbia finalmente iniziato a nevicare non toglie le problematiche che comunque ormai si sono già evidenziate, perché comunque il fatto che durante il periodo natalizio, che è per le strutture di questi territori un periodo molto importante in termini di fatturato, non ci sia stata neve, è comunque un problema che peserà rispetto al bilancio di questa stagione. Quindi diciamo, bene che abbia nevicato, però i problemi rimangono, rimane quindi inalterato il nostro impegno e come commissione aree interne fin dalle prossime settimane continueremo il confronto anche con l'assessorato all'ambiente e gli esperti dell'AMMA, perché gli vogliamo chiedere innanzitutto una valutazione scientifica sul presente e sul passato, ma soprattutto qual è lo scenario sul futuro, visti i fenomeni di cambiamento del clima che hanno un impatto comunque su tutti i territori, anche su questi territori, e una politica previdente deve fare i conti con uno scenario di breve di medio periodo, altrimenti se no saremo sempre a rincorrere le emergenze. È bene che tutte le forze politiche facciano quadrato attorno alla problematica mancanza neve, però io che ho partecipato anche al Consiglio Comunale Straordinario su Abetone, mi sono resa conto che l'Abetone è come era 30-40 anni fa, non è cambiato niente, cioè oltre allo sci non c'è altro.
E quindi oggi che la gente non scia più 6 ore al giorno, 7 ore al giorno e poi va in albergo a dormire, a riposarsi per risciare il giorno dopo, bisogna pensare a qualcosa di alternativo. Le alternative ce ne sono. Nel periodo invernale possono essere delle palestre, ovviamente al chiuso, una piscina, un campo da squash che usa ora, ovviamente strutture che possono essere utilizzate poi tutto l'anno, e poi a 360 gradi pensare anche all'estate, perché sì, è vero, qualcosa è stato fatto per il trekking, la bicicletta, però mi sembra che grandi cartellonistiche non ci siano, che i vincoli che abbiamo ancora nelle foreste siano troppi per poter effettivamente effettuare degli sport all'interno delle foreste stesse, cosa che invece dopo il Covid la gente ha cominciato di nuovo a frequentare e vorrebbe frequentare in maniera più assidua. Quindi bisogna trovare il modo di ridurre un po' di vincoli e aiutare anche gli investimenti degli alberghi, perché anche gli alberghi hanno bisogno di essere ristrutturati, e i rifugi, perché un albergo con un centro benessere magari aperto a tutti sarebbe sicuramente una nota positiva. Lasciamo da parte per questo nostro appuntamento i lavori d'aula e di commissioni, andiamo invece a scoprire la vincitrice di un premio importante, anche perché è un premio che riguarda 10.000 euro, a un anno dalla scomparsa dell'ex presidente del Parlamento europeo, ovviamente parliamo di David Sassoli, peraltro toscano, nato a Calenzano, lui il premio intitolato Miglior tesi di laurea David Sassoli, l'Europa, le regioni e i cittadini. E questo è stato il tema della prima edizione di questo riconoscimento bandito nel 2022 dal Consiglio regionale. Il premio ha l'obiettivo di ricordare proprio il pensiero di David Sassoli, incrociando la sua memoria con le idee delle giovani generazioni toscane e con le riflessioni sul rapporto tra regioni e Europa. E quindi i vincitori che hanno appunto presentato così la loro tesi sono Alice Campolmi, laureata all'Università di Firenze, prima classificata, poi Filippo Bordoni, laureato all'Università di Pisa, secondo classificato, e Mira Manini-Tiwari dell'Università di Siena, che è arrivata terza. Diciamo questo perché il contributo di 10.000 euro è distribuito: al primo premio sono assegnati 5.000 euro, al secondo 3.000, al terzo 2.000. Ascoltiamo quindi il premio e la ragazza vincitrice del premio stesso. David Sassoli è stato un grande uomo delle istituzioni, un esempio per chi come me ha il compito di guidare l'Assemblea legislativa, e questo è secondo noi il modo migliore per ricordarlo, ricordare guardando negli occhi quelle ragazze e quei ragazzi che possono costruire un nuovo futuro dell'Europa. E in queste tesi ci sta proprio quello che è stato anche il suo indirizzo, l'indirizzo che ha voluto dare a tutti i governi dell'Europa, l'indirizzo che ha voluto dare a chi si impegna negli istituzioni: essere sempre dalla parte dei più fragili, essere sempre dalla parte di chi ha meno voce, e noi oggi siamo qui per dare davvero voce a chi ha meno voce. Un momento bello, è un momento che ci aiuta a ricordare Davide Sassoli, ma soprattutto ci aiuta anche a dare un segnale alle ragazze e ai ragazzi toscani che il Consiglio regionale, attraverso la Commissione, ma attraverso l'operato di tutti i suoi componenti, è attento e soprattutto si pone in ascolto di quello che accade sui territori. E credo che anche il rapporto, e li voglio ringraziare, dei docenti che hanno composto la Commissione di valutazione sia anche una buona prassi anche per dare gambe e dare futuro a questo premio. Sassoli è stato un innovatore nel percorso delle politiche europee, perché ha dato centralità al cittadino e perché è riuscito a dare una centralità a un'istituzione del Parlamento europeo che talvolta questa centralità la ha, ma soltanto negativamente. Vediamo ora gli scandali relativi alla corruzione, al Qatar Gate. Beh, la leadership politica di David Sassoli era una leadership politica di tutt'altro taglio, di tutt'altra natura. Servono iniziative così e se ne dovrebbero fare molte di più, perché è una motivazione anche per i ragazzi, una spinta a vedersi riconosciuto un lavoro e un impegno sicuramente che va al di là del lavoro che hanno prodotto per l'elaborato, perché molto spesso abbiamo visto una maturazione non scontata. Ecco, io mi trovo a fare molte tesi di laurea e questi sono veramente dei lavori pregevoli. Sicuramente l'immagine delle istituzioni, del Parlamento in particolare, è ovviamente sotto accusa, ma come sempre noi dobbiamo
penso guardare a chi su questi temi lavora con impegno. Ovviamente ci sono situazioni spiacevoli che verranno perseguite dalla magistratura, ma noi dobbiamo continuare a riaffermare l'importanza dell'integrazione europea e quindi valorizzare occasioni come queste, ricordare figure come quella del Presidente Sassoli che hanno contribuito a questo e non concentrarsi sugli aspetti negativi. La mia tesi ha ad oggetto la tutela degli stranieri sottoposti a misure di trattenimento in Unione Europea ed in Italia. E nella tesi ho esaminato la disciplina normativa e anche l'applicazione poi nella prassi di queste misure normative. Quello che ho cercato di fare all'interno della mia tesi è stato andare a esaminare la giurisprudenza, quindi come le corti europee abbiano ampliato la tutela dei diritti fondamentali degli stranieri, e la parte proprio interessante è stata poi vedere come queste norme venivano applicate nella prassi, quindi nella vita di tutti i giorni, e che impatto avevano queste norme sui cittadini stranieri, quindi sulle persone, sugli esseri umani, ecco. E per questo nostro appuntamento è tutto, vi ricordo per gli aggiornamenti e tutte le informazioni c'è il sito www.inconsiglio.it. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi aspetto come sempre qua tra 7 giorni dentro il Consiglio.